Nel giorno del suo 80° compleanno, tra migliaia di messaggi di auguri arrivati da tutto il mondo, Papa Francesco ha iniziato la giornata celebrando la messa nella Cappella Paolina con 60 cardinali. Nell'omelia, prendendo spunto da un brano della Lettera agli Ebrei, il pontefice ha ribadito in questo tempo intenso di avvento la necessità per la Chiesa e il cristiano di fermarsi e fare memoria per rinforzare l'anima e andare avanti. Il non dimenticare, ha spiegato Papa Bergoglio, è proprio dell'amore, così come l'avere sempre in mente il bene che abbiamo ricevuto, il cammino e le opere fatte dai nostri padri. Tre i pilastri della memoria cristiana: l'elezione, la promessa e l'alleanza che Dio ha stipulato con il suo popolo. Ma, ha ribadito il Papa, mentre ricordiamo il bene e la grazia, non dobbiamo scordare il male, pur sapendo che la misericordia di Dio e la sua salvezza sono sempre vicini. Ma c'è una storia di grazia tanto grande, ma anche una storia di peccato. Nella strada sempre troviamo grazia e peccato. Qui nella storia di salvezza ci sono peccatori grossi nella lista e ci sono santi. E anche noi nella propria vita troveremo lo stesso. Momenti di grande fedeltà al Signore, di gioia nel servizio, e qualche momento brutto di infedeltà, di peccato, che ci fa sentire il bisogno della salvezza, e questa è anche la nostra sicurezza, perché quando noi abbiamo bisogno di salvezza, confessiamo la fede. Noi facciamo una confessione di fede. Io sono peccatore, ma tu puoi salvarmi, tu mi porta avanti. E così si va avanti nella gioia della speranza. Al termine della messa, il Papa ha ringraziato per gli auguri che gli sono stati rivolti prima della celebrazione dal decano del Collegio Cardinalizio, il Cardinale Angelo Sodano, concedendosi una breve e ironica riflessione sulla vecchiaia e citando i classici. Essa, ha detto, ti viene addosso prima del tempo come un colpo, ma se la si pensa come una tappa della vita per dare gioia, salvezza e speranza, allora si ricomincia a vivere. Pregate, ha concluso il Papa, perché la mia vecchiaia sia così, tranquilla, religiosa, feconda e gioiosa.